Generalmente nei miei film racconto sempre storie che sono racchiuse in uno spazio-tempo molto limitato, no? In cui non succedono cose straordinarie, inseguimenti, sparatorie, omicidi, no? Ma riguarda soprattutto l'evoluzione delle relazioni tra le persone. E poi queste relazioni tra detenuti e tra detenuti e agenti, anche nei carceri normali, esistono, nel senso che e noi le guardiamo, puntiamo, il film, non lo so, punta su quella relazione là. Apparentemente sei proprio un calcolatore, anche un po' cattivello o no? Invece no. Sì, insomma, è uno dei personaggi più distanti da me che ho fatto nella mia carriera, nel senso che è un personaggio che parla poco, quindi si racconta poco e quindi dovrebbe uscire fuori una fisicità e un senso di minaccia, che naturalmente nel mio percorso non è che ho coltivato tanto, insomma, quindi questo è stato un dono che ho ricevuto da Leonardo come scomodità per ritornare un po' a quelle paure che hai quando reciti per la prima volta. Che il tuo personaggio sembra invece un po' più disperato, nel senso che lui deve tenere in mano questa situazione, però è molto difficile, no? Sì, gli viene affidato compito di tenere insieme, una volta che la direttrice viene traslocata in un altro carcere, di prendersi la responsabilità della gestione del carcere. E però lo fa questo personaggio Gaetano, di cui io amo molto questa decorosa bontà, questa bontà piena di decoro. È un umile servitore dello Stato che crede a quello che fa e che ha il piccolo coraggio che con un gesto di condivisione della situazione sofferente che si trova a vivere insieme ai carcerati, fa in modo che probabilmente si rompa una catena di continua vendetta, di continuo dolore, di continua violenza, no? Tra chi sorveglia e chi è sorvegliato. Il carcere serve o non serve? Serve a rompere quest'aria ferma, perché questo c'è. C'è un'opportunità per Sì. farlo, cioè se è soltanto aria ferma, il carcere diventa un luogo di sofferenza che non dove lo Stato si mette allo stesso livello di chi delinque, no? Cioè occhio per occhio, dente per dente. In realtà uno Stato civile offre un'opportunità attraverso il carcere di avere un'altra chance nella vita. Io ero un compagno di cella di Sasà Striano, che insomma, ha frequentato il carcere veramente ed è bastato pochissimo per accendergli, togliergli la rabbia da dentro e farlo seguire un altro percorso. È stato un incontro fortunato con un operatore del carcere che si occupava di teatro, che l'ha costretto proprio a recitare, a guardare la vita con un altro punto di vista. Gli ha fatto fare Eduardo e da lì è nata una cosa che adesso è uno degli attori, insomma, migliori che abbiamo ed è una persona, credo, diversa da quella che era prima. Alla fine chi vince, non come va a finire il film che non la raccontiamo, dico, ma alla fine chi vince in questo braccio di ferro? O forse hanno qualcosa in comune più di... Penso, insomma, anche se no, poi la questione non sta in chi vince o chi perde, però sicuramente tutte e due ottengono un risultato, almeno sul piano dell'umanità, di arricchimento da questa esperienza, non c'è dubbio. Silvio? Io non so, una delle ultime immagini del film è in questa terra di nessuno, no? Che è una specie di fossato che divide il carcere dall'esterno. E stanno lì, in quel fossato. Possono andare a destra o a sinistra. Certo, si allontanano insieme, quindi insomma non si separano in questa vicenda.